Gesù. Si è conclusa ieri sera la prima edizione di Faville, Festival delle Arti Digitali, che per 3 giorni ha invaso le strade del centro di Ponte Cagnano Faiano. A chiudere la kermesse La Maschera, gruppo folk napoletano fra i più quotati degli ultimi anni. A tracciare un bilancio della prima edizione, il direttore artistico Fabrizio Todisco. Il bilancio è molto positivo per essere la prima edizione, anzi, come abbiamo più volte detto, l'edizione zero, perché era una nuova esperienza un po' per tutti e quindi siamo molto molto contenti e abbiamo, secondo me, gettato le basi per costruire qualcosa di bello e importante. Qual è stata la risposta della città? La risposta della città c'è stata. All'inizio ovviamente c'era un po' di difficoltà nel percepire un'iniziativa nuova, che lo era e lo è anche per noi, quindi era difficile far capire che cosa fosse Faville. Penso che dopo 3 giorni c'è un'idea chiara di cos'è Faville, il Festival delle Arti Digitali, e sono sicuro che il prossimo anno la risposta sarà ancora più importante. Quest'anno è stata sorprendente, l'anno prossimo sarà già una conferma, a mio avviso.